Fedato ancora out, Sabbione da valutare, mentre Benassai sarà della partita. Queste le principali novità nella Lucchese che si appresta ad affrontare domani sul terreno del Porta Elisa il fanalino di coda Fermana. Contro i marchigiani la truppa di Mister Gorgone cerca la continuità nei risultati dopo la vittoria contro la Juventus B, ma non sarà comunque un'impresa agevole. Affronti una squadra che l'ultima partita con la Torres è una squadra viva, molto umile, molto una squadra complicata, ha fatto fatica la Torres, quindi vabbè, tanto partite semplici non ce ne sono. E però, ripeto, una partita che ripeto vorrei vedere innanzitutto quell'atteggiamento che ho visto da Vispesaro secondo tempo, andando ad Arezzo, Juventus in Coppa Italia, Juventus in campionato. È un atteggiamento imprescindibile. Poi riusciremo anche noi, come abbiamo già fatto, a ritrovare più serenità nel gioco, che lo hanno già fatto, però tanto quell'aspetto è troppo importante. Dopo la Fermana ci sono i quarti di Coppa con l'Avellino, trasferta impegnativa per i rossoneri anche per organizzare i tempi di recupero in vista del successivo derby con la Carrarese. E Gorgone sottolinea come non ci sia stata grande attenzione nel decidere dove giocare il match. Capisco il sorteggio, ma che l'Avellino faccia 4 su 4 in casa, noi abbiamo fatto 3 su 4 fuori. Cioè, capisco il sorteggio della partita, tieni una finestra aperta che dici se passa la Juve Stabia andiamo a sorteggio del campo, se passa l'Avellino, 3 ne ha fatte in casa, facciamo fare in casa la Lucchese una che ne ha fatte soltanto una su 3, no?